Mercoledì 5 giugno, Lucia Annunziata, candidata capolista per il PD alle elezioni europee per la circoscrizione Sud, ha incontrato elettori e cittadini di Cella a Mare presso il comitato elettorale di Gianluca Vurchio, sindaco uscente e candidato per un secondo mandato. La giornalista ha spiegato ai nostri microfoni le ragioni della sua candidatura e le linee principali del suo programma. Con l'Europa finisce il provincialismo, questo mi pare che lo abbia detto lei, vero? Assolutamente sì. La bellezza dell'Europa, facevo il caso dei giovani che sono nati insieme, la generazione Z nata insieme all'euro, è che questa generazione ha visto soltanto l'euro, ha girato con lo stesso passaporto, non ha avuto frontiere mai, ha potuto girare con l'abbonamento in tutta Europa. Ha potuto lavorare dove voleva, ha potuto studiare dove voleva, rimanere a vivere dove voleva. Questa è la fine del provincialismo. È candidata in Europa, come la vuole l'Europa, come la sogna, ecco. Ma se l'ho già detto, E lo ridica. una grande nazione di 450 milioni di abitanti senza barriere interne. Ricordatevi del periodo in cui erano i romeni, erano gli stranieri. Oggi i romeni hanno lo stesso passaporto nostro, lo stesso denaro. Nasce spontanea la domanda, allora, si sente più europea o italiana? Io personalmente, come mia generazione, mi sento più italiana, ma se chiedi a mia figlia, ti dirà europea. C'è un momento importante, lei l'ha detto in una dichiarazione, più dichiarazioni, che ha un po' cambiato la sua vita, un momento tragico, che è la morte di Aldo Moro. Lei ha detto che da quel giorno lì è cambiata un po' la storia della Repubblica, in che senso? Beh, me lo domanda pure poi proprio in questa regione. Aldo Moro è stato un prima e un dopo, è stato il nostro settembre 11, il nostro 11 settembre. Ma glielo chiedo perché lei sa benissimo che a volte il passato, la storia si dimentica, motivo per il quale dovremmo ricordarlo anche ai ragazzi a scuola, se qualche pagina è dedicata ad Aldo Moro, non lo so, penso di sì. Su questo c'ha ragione, io credo che noi tendiamo a dare anche nelle scuole una visione molto sanitarizzata, diciamo, della storia politica del nostro paese. Anzi, di storia politica del nostro paese contemporanea non se ne parla mai. Ha ragione che forse la questione di Aldo Moro andrebbe insegnata, come altre cose, eh? Mi dica la verità, se me la vuole dire bene, ma lei. No, no, questa no, è una domanda, diciamo. No, invece è un'altra cosa. Mi dica la verità, lei forse ha avuto sentore che la Meloni la stesse cacciando, per cui ha detto o ha pensato, non le do questa soddisfazione, mi dimetto io dalla Rai. Io ho detto una cosa precisa e tutte queste domande le fate soltanto perché non riuscite a inventarvene altre su di me. Questo è il punto. Cioè, se voi pensate che tutto il mio problema è decidere, lo dico anche per la Meloni, se io ho lasciato la Rai perché andavo alle elezioni europee un anno prima, pensate, insomma, questo significa che non avete capito chi sono io. Io sono stata insultata dalla Meloni, non sono stata, come si dice, censurata, perché a me non mi censura nessuno, come è Vabbè, noto. se mai dovesse invitarla a cena o a pranzo a dire che ci riconciliamo, lei che fa? Accetta l'invito? Accetto l'invito perché come giornalista e anche come politica voglio capire effettivamente cosa c'ha da dire, non nei suoi video lì sul web. Comunque la Meloni non mi ha censurato, la Rai non mi ha censurato, mi ha insultato, nel senso che ha ripetuto più volte ed è finita anche in libri ed è finita anche naturalmente nei suoi comizi, che io non ero una vera giornalista, che io ero una che era lì soltanto perché aveva una tessera in tasca. Ora, siccome io ho fatto 53 anni in cui non ho mai avuto una smentita, non sono mai stata denunciata, ho sempre detto quello che pensavo e credo di aver trattato amici e nemici uguali, credo che questo fosse un insulto, me ne sono andata. Guarda, se immagina, se dice questo di lei, immagina cosa può dire la Meloni di giornalisti poveri come noi che abbiamo una piccola telecamera tra le mani. Per cui le chiedo, l'informazione oggi in Italia è libera? L'informazione tende sempre a non essere liberi perché diciamoci la verità, gli editori hanno spesso delle agende che non sono quelle dei giornalisti, però penso anche che i giornalisti hanno sempre il modo per essere liberi. La libertà è nelle nostre mani e sa come si esercita? Dicendo no.
Grazie e auguri per la sua. Prego.